Estate, stagione di concerti, manifestazioni all'aperto e premi. A Crucoli è stata consegnata la terza edizione del premio Manente e vediamo chi se l'è aggiudicata. È Piero Pesce, autore e chitarrista di Cerchiara di Calabria, il vincitore dell'edizione 2014, la terza, del premio intitolato alla memoria del regista e cantante Checco Manente. Pesce ha vinto con Haig Vist per la regia della spagnola di Sonsoles Galindo. Nella motivazione è scritto, fra l'altro, che è stata riconosciuta la visibilità data alla Calabria con un video dai suggestivi colori mediterranei. Pesce in passato ha collaborato con Manu Chao e Peppe Voltarelli. La terza edizione del premio, organizzato dalla Marasco Comunicazioni, può essere considerata quella della crescita definitiva, oculata la scelta di dare spazio ad un più alto numero di gruppi e filmmaker, anche per allargare le possibilità a disposizione dei giovani artisti. Dopo le due tappe intermedie di Verzino e Santa Severina, la serata finale del premio si è tenuta a Crucoli. Cinque i gruppi finalisti che si sono alternati in altrettanti concerti, da Yamakorà di Verzino, con regista Antonio Riggio, ai Fabula Nova di Reggio Calabria, affiancati a Luciano Pensa Bene, da Indarranciamo di Vibo Valencia, coi quali c'era la giovane Isabella Mari, filmmaker di appena 23 anni, già vista nell'edizione 2013 e che si è aggiudicata il premio per la miglior regia, ai Cerseio di Chiaravalle, spalleggiati da Gerardo Mandinello. Vittoria finale di Piero Pesce a parte, la giuria presieduta da Lino Patruno ha premiato come miglior brano Lampedusa di Fulvio Cama, mentre il premio social per il maggior numero di visualizzazioni su YouTube è andato ad Aletturina dei Cerseio. Infine, come miglior rivelazione, sono stati scelti gli Yamakorà. Premiati anche alcuni talenti calabresi, distintisi caparbiamente nei loro settori, dallo chef gioiese Antonio Mermolia, che ha fatto fortuna a New York, a Riccardo Sculli, che invece il successo l'ha ottenuto nella sua marina di Gioiosa Ionica, dove dirige il Gambero Rosso, che compare sulla guida Michelin. Dal regista reggino Fabio Mollo al pilota della Ferrari Driver Academy Antonio Fuoco, che ad appena 18 anni è una delle grandi speranze del mondo dei motori e che potrebbe bruciare le tappe ed entrare presto in Formula 1. Ospite d'onore di questa edizione, Mimmo Cavallaro, re della tarantella calabrese e ormai personaggio di spicco della musica popolare italiana. Bella la Sassalore.